Anche attraverso i miti legati alla festa di Halloween, che non è così come pensiamo che viene da Oltralpe, anzi si radica anche nella nostra tradizione, e ce lo spiega il nostro Leonardo Bedini con le sue storie e leggende marchigiane. Ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao Francesca. Ma che c'entra Halloween con la tradizione marchigiana? Allora, siamo arrivati, questo è il periodo Halloween, dici questa parola e subito è Cagnara. Io sono organizzatore di un evento a Montelupone con questo tema e quindi il più esperto sulle Cagnare, e ho capito che però tutta la Cagnara nasce dalla paura, e la paura viene solo quando qualcosa non la conosciamo. Invece Halloween è nelle nostre radici. Prima che mi insultiate ve lo spiego. Nel mondo agricolo esistevano due stagioni, quella calda e quella fredda. Con l'arrivo dei freddi finivano tutte le attività agricole, ultime semine, ultimi raccolti, gregge, mandrie nelle stalle, tutto si fermava perché era un riflesso della natura che era immobile, tutta fredda e buia. E anche nelle Marche quindi la stagione fredda era la stagione dei morti. All'inizio di questa stagione si credeva che ci fosse un periodo di 12 giorni in cui i morti potevano tornare in qualche modo nel mondo dei vivi. Perché 12 giorni? Allora, le attività agricole si basavano sui cicli lunari, ok? Che durano 12 mesi l'anno lunare, però 12 mesi, ogni mese è composto da 29 giorni e mezzo, quindi è più corto di quello solare di 12 giorni. Il mondo contadino ne misurava le attività col calendario lunare, ma la natura faceva il suo corso con quello solare, e i Rolex non c'erano. E come si fa? Ci vuole una pausa di 12 giorni in cui le attività umane, fermandosi, si riallineavano con la natura. Questo periodo temporale, detto Dodecameron, si caricava ovviamente di significati simbolici. Andava proprio dalla vigilia di Ogni Santi, 31 ottobre, all'11 novembre, San Martino. Ma perché il culto dei morti, no? Se ci pensi, però, è facile. Sembra difficile, ma è semplice. I morti dove stavano? Dentro la terra. Erano la vita che si era spenta. I corpi, però, tornavano a rendere fertile la terra affinché questa generasse nuova vita con i semi dei campi. È una ficata. Bellissimo. Però i morti erano anche terrificanti, pericolosi, quindi ti li devi ingraziare, i morti, gli devi fare le coccole, e ecco che ci sono i rituali. Questi rituali noi non li conosciamo più, ce li siamo scordati perché giustamente la Chiesa li ha cristianizzati, ma non è stato facile. Per secoli la gente ha continuato a fare ciò che già conosceva, poi i marchigiani, capirai, a cambiare le abitudini, a voglia la Chiesa a farla, e quindi una delle feste più importanti restava comunque i morti. Allora la Chiesa decise di spostare la ricorrenza di Ogni Santi al 1 novembre, perché almeno avrebbero santificato i morti buoni, quelli santi. Ok, ma io, povero contadino marchigiano, voglio celebrare i morti miei, zio che è morto di peste, nonno che è morto di infarto, con tutto il rispetto per i santi, per carità. Così la Chiesa allora calò l'asso, istituì un'altra ricorrenza dedicata ai morti comuni, ma il 2 novembre. Così, cercando piano piano nei secoli di mescolare la religiosità pagana con quella cristiana. Uh-huh. Altro che America, però, il retaggio di questi rituali è nostro, è qui nelle Marche. Alcuni esempi, alle zucche, come ci siamo arrivati? Allora, era credenza comune che nella notte di Ogni Santi i morti vagassero per la campagna, questo l'abbiamo capito. La visione dei morti era vietata ai vivi, i vivi non li potevano guardare, dovevano solo apparecchiargli la tavola per farli mangiare e accendere una serie di candele per mostrargli la via di casa, ma era freddo, c'era il vento, le candele gli serviva un riparo, e con che lo fai? Con legno e costa un sacco di soldi? No, con le rape, con le zucche, con le cipolle, molto semplice, porta candele. Adoro. I bambini che fanno dolcetto scherzetto sono anche loro lì. È freddo, c'è poco cibo, quindi cosa ci sono? Le questue rituali. I poveri andavano di casa in casa a chiedere doni. Servono zuccheri, e quindi è meglio dolci, frutta o almeno regali. E perché coinvolgi i bambini? Ma tu, un regalo, un dolce, a chi lo dai più volentieri? A uno straccione adulto o a un bambino? È un bimbo. Penso al bambino. E cosa ti promettevano? La vendetta se non gli davi l'offerta. Cioè lo scherzetto, ma la vendetta no, la mia, che non mangio il tuo dolce, la vendetta dei morti. So pericolosi, se mi fai una donazione io prego per i morti, se non me la fai non li prego, fai 2 più 2, vedi quello che ti tocca. La storia e i secoli mescolano sacro e profano creando delle sorprese. Vuoi un esempio di sorpresa? Mm-hmm. Se io ti dico le fave dei morti, tu pensi ai tipici biscotti dolci, no? Buonissimi, tra l'altro. A Montelupone no. No, nel come mio no? Paese, solo a Montelupone le fave dei morti erano un piatto salato. Erano fave secche fatte rinvenire stando a bagno per 4 giorni cambiando l'acqua, lessate e condite con un trito delicatissimo fatto con le sardelle salate, prezzemolo, peperoni sott'aceto, peperoncino, olio e sale.
Adoro. Una volta condito e fatto questo piatto spezzatissimo, solo a Montelupone le servivano nelle cantine, perché la gente tornava dalla visita ai morti e questo cibo accompagnava una bevuta, e diciamoci la verità, sale, peperoncino spingevano a fare qualche bevuta in più, quindi il cantiniere era contento. Io lo so che solo a Montelupone, tra l'altro, ci sono ancora pochi ristoranti come il mio che lo fanno, ma è una roba rarissima. Io lo capisco, capisco tutti, perché faccio cagnare tutti i giorni. Halloween in Italia è una ricorrenza che sembra vuota, è vero. Ma, come abbiamo capito, ci sono buone probabilità che questa ricorrenza risale a un periodo vecchissimo, a tempi addirittura preistorici, che quindi appartiene a tutti noi, ma in modo molto profondo, che va oltre le idee e le religioni. Quindi è giusto scandalizzarci per la mancanza di un significato, ma potremmo provare a recuperarlo. Questo significato è un po' quello che faccio io a Montelupone nella vita. Per questo sono qui a prendere i vostri insulti, ma per gli insulti più forti c'è Francesca Travaglini. Esatto, ci pensiamo noi al 335 700 2131, poi a girarli al nostro Leonardo Bedini con le sue storie e leggende marchigiane, che tornano, forse ci riusciamo mercoledì prossimo o comunque quello dopo. Grazie mille, vediamo, perché sei molto impegnato con la festa. Comunque grazie mille per averci raccontato di Halloween nelle Marche, le radici profonde di questa festa. Radio Linea numero 1.